cavalieri e dame, bentornati su Medioevo fa storia. Oggi non parleremo di un re, un condottiero o papa, ma bensì di un cuoco. E che cuoco! Due di noi qui hanno un recente passato nella ristorazione. A scuola ci hanno fatto studiare gli scritti di questa personalità medievale e abbiamo quindi deciso di farvela conoscere. Come sempre, io sono Giovanni e questo è l'episodio 37, Maestro Martino da Como. Martino nacque attorno al 1430, in Valle di Blegno, al tempo sotto il Ducato di Milano. Della sua vita non si sa molto. Conosciamo infatti degli scaglioni di essa solo perché vi sono delle cronache che attestano la sua presenza in varie corti italiane. Sappiamo ad esempio che il maestro si sposta prima a Udine, poi a Milano sotto gli Sforza e poi a Roma e successivamente anche in Sud Italia. Proprio al Vaticano Martino si farà un nome, visto che, a differenza dei suoi colleghi, il giovane inventava e rielaborava ricette di ogni tipo, adattandole al gusto del tempo. Dal 1455, per 10 anni, fu cuoco personale del cardinale camerlengo Ludovico Scarampi Mezzarota, noto al tempo per la grandiosità dei suoi banchetti, oltre per la quantità di denaro che sperperava per organizzarli. Le cronache riportano infatti che il prelato spendesse almeno 20 ducati al giorno in cibo, molti, molti soldi. Grazie a questa generosa spesa culinaria, diciamo, proprio negli anni al servizio del cardinale, Martino elaborò le prime bozze di quella che sarebbe diventata un'opera must have per tutti i cuochi suoi contemporanei e non. Alcune fonti, non confermate, ipotizzano che il maestro apprese le basi e la passione per la cucina nella mensa di un'abbazia della sua terra d'origine, circa nel 1442. Come abbiamo già detto, fu poi cuoco personale del cardinale Mezzarota, con il quale viaggiò a lungo nel sud Italia, in particolare a Napoli. Apprese le arti della cucina catalana e araba e riuscì col tempo a sorprendere i suoi benefattori con la sua cucina meridionale, imponendosi appunto su quella catalana in voga al tempo. Poco tempo dopo il cardinale si spostò nella città della Cava, con ovviamente Martino al suo seguito. In questo caso siamo venuti a conoscenza del suo passaggio grazie alla riscoperta dei suoi preziosissimi ricettari, che riportano in modo preciso alcune delle ricette tipiche locali, dalle frattaglie alle frittelle, dalle pastiere alle torte. Alla morte del cardinale Mezzarota, Martino si trasferì nuovamente a Milano, al servizio di Gian Giacomo Trivulzio, dove concluderà la propria carriera, in un anno imprecisato, quando morirà. Ma veniamo ora al suo lascito più importante, il libro De Arte Cucinaria. Cosa sappiamo della storia di questa pietra miliare della cucina? Gran poco. Come già accennato, viene scritto in più periodi, man mano che le idee si facevano più pratiche nella mente del maestro. Alcuni storici però affermano che venne inizialmente abbozzata nel 1456, per poi concludersi, se si può considerare conclusa, nel 1467. L'opera è composta da 65 fogli manoscritti in lingua volgare senza un ordine preciso. Possiamo riconoscere un frontespizio che dice: composto per lo egregio maestro Martino Cocuo, olim de reverendissimo monsignor Camorlengo
et patriarca de Aquileia. Probabilmente ciò che rende importante il libro è la capacità di Martino nel semplificare le ricette, recuperando il gusto delle materie prime senza abusare delle spezie, che come di molti di voi sapranno, erano molto in voga al tempo, per via del fatto che queste conferivano uno status, visto il loro altissimo costo. Si nota lo stile dettagliato ma semplice, probabilmente perché l'autore voleva farsi capire da tutti, non a caso ricordo la scelta del volgare. Le ricette sono disposte in modo simile a un ricettario moderno, suddividendo i piatti per portate e per ingredienti. In certi casi, proprio come facciamo noi al giorno d'oggi, arriva a consigliare i prodotti di stagione da sostituire nelle sue ricette. Come detto in precedenza, vista l'esperienza con la cucina catalana e araba, nella sua opera inserirà rivisitazioni di pietanze tipiche di quelle culture. Se non fosse stato per un importante contemporaneo di Martino, probabilmente le sue opere non sarebbero giunte fino a noi. Stiamo parlando del prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Bartolomeo Sacchi, che, venuto in possesso degli scritti, li tradusse dapprima in latino e li incorporò poi in un suo libro, dove andava ad elogiare quello che definisce il principe dei cuochi, sottolineando quanto Martino fosse anche un amabile conversatore che conosceva anche nella teoria il mondo gastronomico e quindi era molto piacevole interloquire con lui. Se andiamo a leggere le sue ricette, colpisce come il maestro si concentrò particolarmente sui colori e i tempi di cottura delle sue preparazioni. Prestava molta attenzione ad utilizzare l'uva per ottenere composti di colore rosso, il prezzemolo per un verde acceso e ovviamente lo zafferano per un giallo intenso. Curioso invece il tema dei tempi di cottura. Ora, immaginate di essere verso la fine del Medioevo. Quasi nessuno poteva permettersi un orologio, figuriamoci averlo in cucina, sebbene con un padrone benestante come aveva lui, per carità. Ecco, allora, come Martino teneva conto dei tempi di cottura? Pregando. Sì, perché tutti conoscevano le principali preghiere da recitare, soprattutto il Padre Nostro, che andava ripetuto un numero di volte tale da permettere alle pietanze di cuocersi in modo appropriato. Comunque, considerate di nuovo che il libro andava rivolto al popolo, quindi c'era bisogno di trovare un metodo pratico per tenere i tempi per chiunque. Per ultimo vediamo in breve le sue invenzioni. Sappiamo che è sua la prima menzione della parola polpetta, da fare però allo spiedo. È inoltre il primo cuoco a trascrivere la ricetta della finanziera piemontese, oltre a essere l'ideatore della mostarda vicentina. Pare essere il primo ad aver trattato in modo approfondito il metodo di preparazione dei vermicelli e a consigliare l'utilizzo della pasta secca, che si poteva conservare per un lungo periodo di tempo, rispetto a quella fresca ovviamente. Fu il primo anche ad utilizzare alcune regole igienico-sanitarie tra i fornelli, e insomma, se consideriamo che era neanche il 1500, era alquanto avanti. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medioevo fa Storia. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine social, dove potrete lasciare un commento riguardo richieste, critiche o apprezzamenti. Se tenete al podcast e volete aiutarci a tenere aperto il server, sosteneteci come più desiderate su Buy Me a Coffee, il link ovviamente in descrizione. Oltre a questo, ricordatevi di premere il tasto Segui o Iscriviti su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Per noi è molto importante. Vi ringraziamo per averci seguiti. Da Giovanni
ossequi.